Qual è l'occupante che stai consigliando? È occupato da adesso fino a domani. No, adesso, adesso. Questo lì, quale invece dice stare? Lei. Ah, lei. Professore, un altro posto là. Ecco qua. Bene, perfetto. Benissimo. Spengo questo qua. Allora cominciamo, abbiamo atteso che un po' tutti raggiungessero la sala, visto che sono tanti che hanno seguito questa mostra. Io mi auguro che sia piaciuta, se è così desidererei davvero che insomma ne parlaste ad altre persone, le faceste venire, perché c'è stata anche la possibilità di questa prova fino al 3 novembre, e insomma è un'occasione da non perdere, soprattutto penso anche per i ragazzi, per i giovani. Vorrei che soprattutto le scolaresche venissero a visitarla, perché in una maniera piacevole si possono imparare tante cose. Prima di iniziare voglio ringraziare il dottor Carlo Pepe, perché questa mostra si è fatta soprattutto per merito suo, l'ha voluta fortemente. Devo dire che più volte io e il professor Carlo Rescigno siamo un po' scoraggiati, perché in un mese qualche cosa, realizzare una mostra veramente era un'impresa non da poco. Lui ha insistito, ci ha costretti, diciamo, e ha avuto ragione, quindi veramente lo ringrazio di cuore, ringrazio di voi che siete presenti, e ringrazio Carlo Rescigno, lo voglio ringraziare perché è l'anima della mostra sul piano scientifico, desiderato in tutti i modi che fosse qualche cosa di diverso rispetto al solito, che in qualche modo potesse rendere vivo il museo, che è un patrimonio inestimabile del nostro territorio, quindi bisogna che sia sempre di più valorizzato, che consenta di essere seguito, insomma frequentato dai cittadini. Stasera abbiamo una tappa fondamentale del nostro itinerario nello studio delle sirene. Abbiamo la dottoressa Loredana Mancini, che è una delle massime esperte di questo tema. È molisana, mi fa piacere dirlo perché da meridionale insomma ci tengo, ma si è laureata all'Università di Siena, si è occupata anche dottore di ricerca in antropologia del mondo classico, quindi unisce gli studi filologici tradizionali a una visione diciamo più ampia legata all'antropologia, allo studio non solo della tradizione letteraria ma anche dell'iconografia in particolare, in molti aspetti si è occupata di questo, e ha scritto alcuni anni fa un libro che per me è assolutamente fondamentale, Il rovinoso incanto, un libro sulle sirene, che è un po' per me la Bibbia, insomma, un libro che, da cui ho imparato tante cose. Se qualcosa di interessante è stato esposto nel percorso multimediale, anche perché ho studiato con interesse e attenzione questo libro, che ci mostra la complessità del mito delle sirene. Credo che molti che frequentano i nostri seminari si siano accorti di come le sirene siano tutt'altro che una storia semplice, una storia complessa, stratificata, con tante varianti. E stasera ce ne offre una nuova, particolare, e mi permetto anche, con divertimento, di dire che ci svelerà anche il segreto delle sirene. Forse ci dirà alla fine di questa serata veramente cos'erano le sirene. Grazie Loredana Mancini di essere qua. Ringrazio te, Felice, per la presentazione e anche soprattutto per l'opportunità che mi hai dato di essere qui stasera, per l'opportunità che mi hai dato di conoscere per la prima volta di persone i luoghi delle sirene, che non l'avevo mai visti. Stamattina abbiamo fatto una bellissima passeggiata a Punta della Campanella, per cui dopo essermi riempita gli occhi di sole, di mare, di echi sirenici, di sacca, di vento, mi piange il cuore dovervi condurre invece in una passeggiata in luoghi molto meno ameni, che luoghi normalmente non frequentati dagli antichisti e in cui difficilmente uno si immaginerebbe di trovare delle sirene, perché stasera ci muoveremo invece nel deserto, ci muoveremo tra le rovine di città abbandonate dagli uomini e maledette da Dio, funestate da echi di ululati sinistri, e poi ci sposteremo da lì e ci muoveremo invece dagli scaffali di una biblioteca, anzi della biblioteca per eccellenza,
e andremo un po' a frugare tra le sudate carte dell'impresa editoriale forse più ardita che almeno nell'antichità, ma forse nella storia dell'umanità sia mai stata tentata. Sentiremo parlare greco, però un greco strano, che non è il greco di Omero, né il greco che si studia a scuola, e sentiremo parlare greco come lo parlerebbe qualcuno che in realtà greco non è. Insomma, per non tirarla più tanto lunga, vi svelo che quello di cui parleremo, o meglio il terreno in cui ci muoveremo, è quello della cosiddetta Septuaginta o 70, che è la traduzione in greco, l'impresa che portò alla traduzione in greco del libro dei libri, del libro del monoteismo, cioè della Bibbia degli ebrei. Un'impresa senza precedenti, perché si trattava di tradurre in greco, che notoriamente è una civiltà, una cultura che non ha una religione rivelata e non ha una religione del libro, invece il libro che è parola di Dio. Quindi un'impresa ardua, non soltanto da un punto di vista di chi deve manovrare due lingue molto distanti tra loro, ma anche chi deve muoversi tra due culture molto distanti tra loro e tra due religioni molto distanti tra loro. Vi ho messo qui alcuni proprio capisaldi, riferimenti essenziali. Perché si chiama Septuaginta in latino o 70? Il libro, la Bibbia greca, tuttora prende questo nome, la 70. Perché secondo la tradizione furono invitati ad Alessandria d'Egitto 70 o 72 sapienti scelti dalle tribù di Israele, che si portarono dietro dal Tempio di Gerusalemme una copia autorevole del testo sacro, della Bibbia, non di tutta la Bibbia in realtà, ma della Torah, cioè dei cinque libri del Pentateuco, quello che costituisce proprio la legge degli ebrei, il cuore della Bibbia ebraica. E questo perché un sovrano macedone, il dinasta dell'Egitto ellenistico, Tolomeo II Filadelfo, aveva concepito, ispirato da un suo consigliere che era Demetrio Falereo, un greco ateniese, l'idea di possedere e di controllare il sapere universale all'interno di quel grande polo di cultura che era il museo e la biblioteca di Alessandria d'Egitto, dove c'erano, lui voleva raccogliere tutti i libri che l'umanità aveva prodotto fino a quel momento, e gli ne mancava un essenziale, cioè la Bibbia degli ebrei. Tutto questo avviene intorno al III secolo a.C. e intorno a questa impresa si costituisce una vera e propria leggenda. Leggenda alimentata da un documento, da una fonte, che è la cosiddetta lettera di Aristea a Filocrate, in cui un tale Aristea dice di essere stato inviato a Gerusalemme al seguito degli ambasciatori di Tolomeo e di aver seguito tutte le trattative con il Tempio per ottenere la copia della Torah e i traduttori, e poi racconta come questi arrivino a Gerusalemme e lavorino a questa impresa che portano a compimento in un tempo record, in un tempo rapidissimo. In realtà noi oggi sappiamo che questa lettera è un falso, ma non per questo meno interessante, o meglio, è un documento antico, è una fonte antica, ma non è coeva ai fatti come finge d'essere, e di circa 200 anni successiva. È un documento fortemente ideologico, cioè encomiastico nei confronti della casa regnante, dei Tolomei, ma è anche un documento che in qualche modo promuove e valorizza l'integrazione tra la componente giudaica e quella greca dell'Egitto tolemaico, che era un'integrazione che effettivamente si stava facendo. Aristea, propriamente, benché il nome sia greco, è un ebreo che però vive Alessandria d'Egitto e parla abitualmente greco.